cos'è per te l'amore? La cosa più bella che un uomo e una donna possa avere. Una parola per descrivere lo spettacolo di questa sera? Divertente, molto divertente, due parole. Cosa pensa lei dell'amore in generale? Dell'amore in generale? Se non ci fosse non ci sarebbe il mondo, tutto qua, quindi... E delle impressioni sullo spettacolo di questa sera? Originale, diverso. Poi anche la parte finale, cioè non succede mai che gli attori si mettano a parlare con il pubblico, no? Poi queste cose dei palloni, simpatica, mi è piaciuto molto, sì, divertente. Grazie. Una parola per descrivere lo spettacolo di questa sera? Molto divertente. E cosa pensa lei dell'amore in generale? Era una domandina così. La ragione di vita. Grazie. Quali sono state le sue prime impressioni? È uno spettacolo molto bello, divertente, pieno di energia e loro riempiono il palco, sono in due ma sembrano 100, è bellissimo, bravi. E questa formula del teatro muto l'aveva già vista, l'ha apprezzata? Come... Sì, sì, la conosco, l'apprezzo moltissimo perché penso che sia un modo di comunicare a teatro che non ha età, che è bello per tutti. Allora, che ne pensi di questo spettacolo? Ti è piaciuto? Sì, veramente bello e molto imprevisto come il titolo. Mm-hmm. E mi ha fatto rivivere l'infanzia ancora più piccola, quando avevo 3 anni alla fine. Sì. E anche ha toccato qualche aspetto un po' degli adulti, però mi sono sempre divertito. Bene. E possiamo dire quindi che ti ha lasciato senza parole? Sì, gli ho dato 10, quindi. Oh. Perfetto. You enjoyed the play? I loved it. It was really good, very funny and. Yes. Well done. Can we ask you where you're from? Why you're here? I'm from Australia, located near Melbourne, and I'm here for a 2-month exchange just to immerse myself in the culture. Okay. And what's your name? Sorry. Antonia. Okay. And Samuel. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. How can you describe the play you just watched in just one word? Amazing. Okay, thank you. The last one, what do you think love is? I think love is passion, and I think it is getting to know someone and then becoming your best friend. Yeah. Okay. Questa formula del teatro muto l'aveva già l'ha apprezzata? O... Sì, l'ho apprezzata pur non avendola mai in realtà vista prima. Quindi possiamo dire che l'ha lasciata senza parole? Si può...